Pensavate di sapere tutto sul Royal Wedding? Ebbene no, dalla barba di Giorgio V al prosciutto della Cambria, ecco 10 curiosità da super esperti. Comprese le poco principesche parole pronunciate dallo sposo all'inizio della cerimonia. 1. Elisabetta ha detto sì no, non parliamo del permesso che sua maestà ha concesso al nipote. Quando questi le ha chiesto di poter sposare un'americana divorziata, che Wallace Simpson riposi in pace. Trattasi della concessione fatta da Elisabetta Harry nelle vesti di capo dell'esercito, il giovane ha potuto tenere la barba, altamente sconsigliata quando si indossa l'alta uniforme. L'ultimo membro della famiglia reale ad andare all'altare senza radersi fu Giorgio V nel 1893, 125 anni fa. 2. Un Harry ti presento Meghan. Grazie al termine della cena per 200 a Frogmore House, Harry si è trasformato in barman. E ha servito agli amici una sua creazione a base di rum e zenzero rossa come il colore dei suoi capelli. Nome del cocktail, When Harry Met Meghan, chiaro riferimento al film When Harry Met Sally, ovvero Harry, ti presento Sally. Non sappiamo se bevendolo qualcuno si sia esibito nella celebre scena dell'orgasmo, quel che è certo è che la festa è andata avanti fino alle 2 di notte, con buona pace della regina Vittoria che eternamente riposa proprio a Frogmore. 3. Un'ispirazione reale degli abiti di Claire White Keller e di Stella McCartney indossati dalla sposa, quasi tutto è stato detto. Per alcuni troppi semplici per un evento di tale portata, le creazioni si rifacevano tuttavia entrambe a un'altra sposa reale, laddove per reale si intende la famiglia d'America più potente del Novecento. La prima ispirazione consegnata da Meghan alle due amiche è stato il vestito che Calvin Klein confezionò nel 1996 per la sua PR Caroline Bessette, sfortunata moglie di John Kennedy. Leggi anche Royal Wedding, le foto ufficiali di Harry e Meghan. 4. Grazie dei fiori impossibile non soffermarsi sul velo della sposa lungo 4,8 metri, niente al confronto di quello di Diana. Da 7,3 metri, che portava ricamati 55 tipi di fiori diversi, dalle scolze a californiana, omaggio alla terra natia della sposa, al calicanto che cresce nei giardini di Kensington dove la coppia risiede. Realizzato come l'abito da Claire White Keller, ha richiesto centinaia di ore di lavoro e una regola ferrea che tutte le sarte erano chiamate a rispettare, ogni 30 minuti dovevano lasciare la loro postazione per andare a lavarsi le mani. 5. Il moviolone. Quando si parla di Royal Wedding, la stampa britannica si spinge a scandagliare i più piccoli dettagli. Esperti nella lettura delle labbra sono stati interpellati nel tentativo di carpire le frasi pronunciate dai protagonisti della giornata nei momenti in cui le telecamere hanno indugiato sui loro volti. E così Zara Phillips, incintissima del secondo figlio, è stata sorpresa mentre pochi istanti prima dell'inizio del rito diceva al marito: "Devo andare in bagno". Fisiologica anche l'espressione sussurrata da Harry al fratello mentre Meghan scendeva dall'auto: "Mi sto c'ho sotto", anche se l'esperto del The Times propende per sono serio, così come piuttosto prosaico è stato il OFK, scappato alla sposa davanti all'oceanica folla che attendeva il passaggio della carrozza. 6. Vietato l'ingresso. 2500 poliziotti hanno garantito la sicurezza degli sposi e dei loro invitati creando un anello d'acciaio intorno a Windsor, presa d'assalto da oltre 100.000 trasudditi e curiosi. Pochi soggetti fermati prima dell'ingresso nella cittadina, tra loro Paul Burrell, il maggiordomo chiacchierone di Lady Diana che grazie ai suoi libri di memorie si è portato a casa diverse migliaia di sterline, l'inimicizia dei principi. Ospite di un canale televisivo americano, l'uomo non ha potuto raggiungere la sua postazione. Leggi anche Meghan e Harry, la luna di miele può aspettare 7, l'eccezione nessun politico, per non creare incidenti diplomatici o destare sospetti di
simpatie di parte, come accadde con William e Kate, che alle loro nozze invitarono solo gli ex premier conservatori e non i laburisti. Per questa ragione Harry e Meghan hanno alla fine deciso di lasciare a casa Barack e Michelle Obama, che molto avrebbero invece voluto invitare. Tuttavia un politico c'era e come, l'ex primo ministro conservatore John Major, lì perché alla morte di Diana. Carlo gli chiese di fare da tutora ai suoi figli e aiutarlo nella loro educazione. 8. Strane coincidenze statistiche e scommesse, si sa, sono da sempre tra le passioni degli inglesi. E così qualcuno si è affrettato a notare che nel 1981, quando Carlo sposò Diana, il Liverpool vinse la Coppa dei Campioni e Ali Agha sparò a Giovanni Paolo II, mentre nel 2005, quando il principe di Galles si unì finalmente con Camilla, il Liverpool vinse la Champions League e Giovanni Paolo II morì. Il 26 maggio il Liverpool si contenderà il titolo con il Real Madrid. In caso di vittoria, è meglio che Papa Francesco faccia i dovuti scongiuri. 9. Scomodi precedenti. Meghan sarà la prima duchessa di Sussex della storia, sebbene Augusto Federico di Hannover, primo duca di Sussex dal 1801 al 1843. Fino a sabato 19 maggio 2018, unico a portare quel titolo, ebbe due mogli, sposate entrambe senza il consenso del padre re Giorgio III. La prima, Augusta Murray, la incontrò durante un viaggio in Italia e lo rese padre di due figli. La seconda, Lady Cecilia Gore, si unì ad Augusto con rito morganatico e sebbene visse con lui fino alla morte non venne mai riconosciuta come membro della famiglia reale. 10 portate per me, possono bastare, voilà il menù completo servito a pranzo, scampi scozzesi avvolti in salmone affumicato con creme fraiche al limone, asparagi inglesi grigliati avvolti in prosciutto della Cambria, panna cotta ai piselli con uova di quaglia e aloisia citriodora, tartar di pomodoro e basilico con perle all'aceto balsamico, pollo bollito in yogurt speziato e albicocche arrostite, crocchette di agnello confitte con verdure arrosto e marmellata di scalogno, punte di asparago con mozzarella e pomodoro, macaron allo champagne, il pistacchio, tortine alla crème brûlée all'arancia, mini crambola al rabarbaro, torta nuziale realizzata con 200 limoni di Amalfi, 500 uova, 10 bottiglie di sambuco e 20 kg di burro.